Dal 13 al 16 gennaio 2014, al Lorenz Center di Leiden, nei Paesi Bassi, si tenne un workshop. Titolo dell'incontro: Jointly Designing a Data Fairport. Per 4 giorni, esperti da tutto il mondo discussero gli aspetti chiave di un'infrastruttura globale per la pubblicazione, la condivisione e il riutilizzo dei dati. Ricercatori, editori, programmatori, specialisti del web semantico e rappresentanti di agenzie di finanziamento pubbliche e private dialogarono tra loro per porre le basi di un sistema di archiviazione dei dati che fosse condiviso da tutti. Attraverso un mix di sessioni plenarie e gruppi di lavoro, vennero circoscritti il contesto, le esigenze degli utenti, le sfide tecnologiche, i modelli di accesso e di business, i requisiti di finanziamento e la governance di un'iniziativa globale di questo tipo. Il risultato fu un consenso generale sulle caratteristiche che avrebbe dovuto avere un protocollo che definisse l'interoperabilità dei dataset. Circa 2 anni più tardi, il 15 marzo 2016, sulla rivista Nature Scientific Data, venne pubblicato un comment di 9 pagine, intitolato The Fair Guiding Principles for Scientific Data Management and Stewardship, in cui venivano spiegati per la prima volta i principi FAIR. L'abstract riassumeva le motivazioni che avevano spinto i 53 coautori del comment a lavorare all'elaborazione di questi principi. È urgente migliorare l'infrastruttura che supporta il riutilizzo dei dati accademici. Un gruppo eterogeneo di soggetti interessati, che rappresentano il mondo accademico, l'industria, le agenzie di finanziamento e gli editori accademici, si sono riuniti per progettare e approvare congiuntamente un insieme di principi concisi e misurabili che chiamiamo FAIR Data Principles. L'intento è che questi principi possano fungere da linee guida per coloro che desiderano migliorare la riutilizzabilità dei propri dati. A differenza di altre iniziative simili che si concentrano sullo studioso umano, i FAIR Principles pongono un'enfasi specifica sul miglioramento della capacità delle macchine di trovare e utilizzare automaticamente i dati, oltre a supportarne il riutilizzo da parte degli individui. Questo commento è la prima pubblicazione formale dei principi FAIR e comprende le motivazioni alla base di questi principi e alcuni esempi di implementazione nella comunità.